Allora, qui c'è stato un problema pure su questa ABS. È cominciato che di punto in bianco un giorno trovo la spia ABS accesa, fissa. Mentre camminavi ha cominciato. Mentre camminavo, alla partenza ha fatto il suo check. E non sempre all'avvio del quadro la spia dell'ABS lampeggia, Ah, ma ma ha fatto, molte rimane volte accesa rimane accesa fissa. Poi direttamente, come ha fatto adesso. c'è anche il fatto che magari camminando si spenge al primo check, però è da capire perché a volte lampeggia e perché a volte rimane fissa al primo avvio. Questo non lo so. No, vabbè, fa All'avvio così. lampeggia, vedi, e rimane fissa col Rimane piano. triangolo. Infatti adesso dovrebbe Quando si avvia lampeggiare. il motore si spenge il triangolo, a volte si spenge, poi camminando a metà strada, casa lavoro, Ma prende e si accende. Poi magari durante la marcia prende e rimane accesa. Una volta che si accende quella, i freni sono senza ABS e non si spinge più. allora, Sempre così. secondo me, dato che lì c'è la spia che rimane accesa, secondo me la centralina qualcosa dovrebbe avere dentro. Adesso, allora, intanto facciamo sta cosa. Acceso. Allora, dobbiamo pure qui prendere il motoscanner, la serie, poi K72 800 GS. questa qui. Allora, vediamo se collega la centralina, cioè primo accesso, tanto famoso. Quindi lui così. Ok, qua adesso attivi tutto quanto. Allora, andiamo a vedere. ABS, andiamo subito. Lettura codice errore. Prepariamoci. Eccoli qua. Allora, Codice d'errore 2. wheel speed Pressure. sensor front e la pressione. Ah, quello del secondo è brutto. Quindi c'hai due problemi. Sensore sulla ruota davanti e allora il modulatore, però adesso possiamo fare un test noi. Allora, ora facciamo un live test. Allora, intanto la pompa. Da controllo attuatori. Attuatori, stava qui. Exhaust. ABS, la pompa ABS. Vediamo la pompa, sentiamo se parte. Dovrebbe sentire zzz, e poi io la devo fermare. Allora, proviamo un'altra cosa, il live data, vado in play, rear front, no, rileva la ruota 6 km l'ora, c'è la lettura che scende la velocità. Quindi il problema al sensore potrebbe essere stata una cosa sporadica. In realtà pure sulla moto mia me lo sono trovato una volta quel codice, però a me mi si sfasciò tutto quanto. Pure te sei andato per terra in realtà. Sì, 2 volte. Gira un po' la ruota. Eccola là. Aspetta, proviamo pure il sensore dietro. Inquadra qui. E il sensore dietro pure funziona. C'è una brutta cosa. Questa pompa qua io ho provato ad aprirla, ma è sigillata, il coperchio non si leva. Io adesso ti faccio vedere. Guarda qua sul bancone. Mamma mia, un Questo supermondo. è sto foro qui. Questo foro qui, questa è l'alimentazione della pompa. Tu pure sei fatto così, anche se è più piccola quella. Sto foro qui è in comunicazione con sta camera. Ok. Questi sono 74.000 km, però vedi che c'è dentro. Quindi, queste sono. Dovrebbero essere spazzoli che generano sta cosa. E tu lì dentro sei affogato di sta cosa. E non si fa nemmeno facendo il cambio dell'olio, non si toglie, perché quelle No. saranno sicuramente calamitate. No, non è perché l'olio qui dentro non c'è. Ah, quindi là non passa olio. No. L'olio sta, tu c'hai ingresso E e uscita. uscita, e questi sono i solenoidi che aprono e chiudono le varie valvole. Ok. Questo qua pure a distanza, col compressore un po', non vicino, perché dentro potresti, capito? Soffi, soffi, un po'. Questa, cioè, se provi sta cosa qui è a costo zero, nel senso devi solo trovare tempo di provarlo. Ne smontarlo, chiaro. Potrebbe valerti una pena. Si potrebbe provare, perché se gli diamo, proviamo a dargli un par di martellate, qualche bottarella, no? Piano piano. Facciamo sta prova, proviamo a dargli qualche colpetto. Che la dimensione proprio è diversa, la posizione Sì, la pure per posizione e la dimensione dire sono diverse. la mano. Allora, se è vero che c'è quella sabbia, se io faccio così, la sposto.
quantomeno dare spazio. E cade giù, si spera. Adesso siamo sempre attaccati alla centralina. Allora controllo attuatori, pompa ABS, se è vero, eccola qua che gira. Aspetta, gira di qua, avvicinate l'altro e fa sentire proprio. Eccola, vado giù, avvio la pompa. Direi che questo conferma che si tratta di quella sabbietta, di quello sport. E li andiamo ad azzerare. Reset, codici di errore. Reset, clear, ok. Nessun errore. Quindi mo adesso un po' qualsiasi codice di errore dà. Se te dovesse ricapitare, vabbè, che tanto è quello là sicuro. Però vedi, se ha funzionato così, quello che ti dicevo, e può valere la pena, cioè trovare una giornata che la smonti e, capito, dai quei botte gli atiri fuori, perché no. Lei funziona, cioè se è questione, secondo me c'è ancora un bel po' di vita, sì, se sì. Riesce a dare una pulita a quel modo. E ci proviamo, signora. Presto su questo campo. Andiamo a vedere se la spia ABS rilampeggia come di default. Quello credo sia anche in conseguenza degli errori cancellati. Errori. Ok, sì, infatti è probabile che sia quello, molto probabile. Ah sì, noi dobbiamo fare. Dobbiamo fare reset data e service di fatto. Sì, per favore. Allora, quindi 100, so 10 meno 2, 10, 9, 8. Mettiamo tra 8000 km. Reset. Mandato. La data, mandiamo pure questa, reset, ok. Vediamo qui il service, c'è acceso, adesso spegni, accendi, dovrebbe far vedere la data nuova, 2023, e il service sparisce. Ecco. Ciao service. Allora, bella serie, abbiamo fatto i danni. Forse. Ho rimontato senza rimettere questo qui, che questo qui tiene i solenoidi in posizione, essendo questo è magnetico, aspetta, si sente appena, vabbè, senza questo qui lo sta a riaprire, e il rischio che si corre è che si sderenano i solenoidi. Questa era una centralina buona comunque, e mo si è sderenata così, occhio a quando si aprono. Molto piano, o almeno, cioè, secondo me il problema adesso è stato questo qua che mancava. Sì. Perché l'ho aperta e chiusa più di una volta e non è mai successo. Vediamo se va giù. Dovrebbe essere ancora buono. Speriamo.